sorgi più bella, coi tuoi raggi a far lieta la terra, e fra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella come te. Gli occhi tuoi son più fondi del mare, la tua fronte al profumo del cielo. All'inizio di questo cammino di preparazione alla festa della Madonna del Conforto, oggi contempliamo Maria, Madre della Chiesa, Madre nostra. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è uno di quei passi evangelici che la Chiesa, fin dai primi secoli, ha visto come un po' una giustificazione per chiamare Maria non soltanto Madre di Dio, Madre di Gesù, ma anche madre dei credenti, madre nostra, madre di ognuno di noi. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle come te. Si è aperta nella cattedrale di Arezzo, con la preghiera dei bambini delle scuole elementari e con la messa con i frati della Verna, la novena della Madonna del Conforto. 9 giorni prima della festa per camminare insieme incontro a Maria, Madre della Chiesa, Madre nostra e nello specifico della nostra diocesi, conforto nella difficoltà, intercessione presso Gesù, presso Dio, per tutte le nostre problematiche. Oggi si sono ritrovate nella chiesa cattedrale le parrocchie di Cortona, Castiglion Fiorentino. La messa è stata presieduta da Donaldo Manzetti, parroco della parrocchia di Cristo Re a Camucia. Maria stasera, come immagine della chiesa, ci dà questa immagine della preghiera, della preparazione, la preghiera per il sinodo. Il Vangelo parla del matrimonio di Cana e dell'inizio del ministero di Gesù. Ora, questo Vangelo ha molti significati. Il Vangelo di Giovanni potremmo interpretarlo in tanti modi, ma io voglio rimanere su dei segni semplici, su delle cose importanti che succedono in questo Vangelo. Maria è lì presente insieme a Gesù e agli apostoli, ai discepoli. È la prima ad accorgersi che manca il vino. È la prima. E lì vigilante si accorge che sta mancando il vino e quindi cosa fa? Va dal figlio. Sa benissimo da chi deve andare, va dal figlio e gli dice: non hanno più vino. Il figlio gli risponde con un tono che a noi sembra strano, sembra un tono, se uno non ci fa caso e non va a vedere un po' qualche spiegazione su questa frase di Giovanni, sembra quasi un tono un po', insomma, da disobbediente, un tono un po' non buono. Ma Maria non si preoccupa, e non risponde niente. Va dai servi e gli dice: fate qualsiasi cosa vi dica, fatela. Allora Gesù fa riempire queste giare. Ascoltavo l'omelia del Papa Francesco alla presentazione del Signore, in cui narrava di queste giare, 600 litri, sembra una cosa strana, manca il vino e Gesù fa riempire di acqua, un lavoro peraltro enorme, dal pozzo a portarlo su. Questo lavoro dei servi, teniamo a mente questo lavoro perché è importante, tanto lavoro. Avranno pensato i servi sicuramente, coloro che erano lì a lavorare, che si sta facendo? Se manca il vino, questo che vuoi? Ma tutti lavorano e preparano. E quindi io dico, in questo c'è già un altro segnale, la cooperazione. Come nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, anche qui il Signore vuole la cooperazione dei Suoi servi. Dobbiamo dargli una mano nella costruzione del Regno. Avrebbe potuto farlo anche da solo il vino, farlo dal nulla, parliamoci chiaro. Gesù non aveva bisogno dell'acqua per fare il vino, però ha bisogno del nostro lavoro. Lavorano e Lui prepara il vino. Bella tu sei quel sole, bianca più della luna.
Domani, venerdì 8 febbraio, sarà la volta alle 18 della messa delle parrocchie del Chianti e del Senese e alle 21 del pellegrinaggio dei giovani. Il momento di preghiera del pellegrinaggio dei giovani è sempre un'occasione di grande partecipazione e arriva quest'anno a distanza estremamente ravvicinata da un grande evento come è stato quello della Giornata Mondiale della Gioventù a Panama. Un'opportunità davvero speciale per mettersi tutti insieme ai piedi di Maria, chiederle una grazia particolare per il proprio cammino di vita, vivere un'esperienza di condivisione della fede con altri coetanei provenienti da tutta la diocesi. La novena e poi la festa della Madonna del Conforto è infatti un periodo che vede tutta la diocesi unita fare comunione di fronte all'immagine di Maria. E proprio i giovani, le nuove generazioni, che sono la speranza per l'avvenire, sono chiamati in questo momento, riservato a loro nella novena, tutti insieme a pregare con gioia e spirito di fratellanza la madre di tutti noi.